Nel Vangelo di oggi troviamo un episodio che, propriamente parlando, non si riferisce alle apparizioni di Gesù risorto, ma richiama un insegnamento cruciale e significativo che Gesù ha lasciato agli apostoli durante l'ultima cena. Ed è interessante la notazione iniziale: dopo che Giuda è uscito, dopo che Giuda se ne era andato. E dopo questo Gesù richiama i presenti, che sono i discepoli che lui ha amato, ma che anche amano Gesù e rimangono con lui fino alla fine. Figlioli, ancora per un poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Ecco che in questo senso Gesù, che è certo del proprio amore per cui sta donando la vita per tutta l'umanità a partire dagli apostoli lì presenti, e che è certo anche dell'amore degli apostoli, dei discepoli per lui, e infatti ha atteso che Giuda uscisse per lasciare questo insegnamento, precisa che il senso di tutta la sua missione dal punto di vista educativo, dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista didattico, è che anche tra di loro si rigeneri quello stesso amore che lui ha per loro e che loro hanno per lui. In questo senso è lo stile educativo di un insegnante che lascia traccia negli allievi e si rigenera nel modo in cui loro fanno proprio l'insegnamento dell'insegnante. Noi potremmo quasi dire, ascoltando delle persone che sono state allieve di qualcuno, che sentiamo nelle parole del discepolo in qualche modo l'eco dell'insegnamento del maestro, perché è normale, è fisiologico che ci sia un rigenerarsi di uno stile culturale, di uno stile educativo, di uno stile didattico. In Gesù però questa rigenerazione non riguarda solo gli aspetti, diciamo così, di contenuto del suo messaggio, ma riguarda soprattutto il modo in cui ciascuno se ne appropria a livello esistenziale, a livello della propria vita. Per cui non è semplicemente con le parole che lo stile dell'insegnamento di Gesù si rende esplicito, ma è con le azioni, con le opere, con l'amore e la carità fattiva.